scuola, comune e diocesi insieme per celebrare il 150esimo della nascita di Nicola Scarano. Presso il centro polifunzionale di Trivento si è tenuta la giornata dedicata allo scrittore e noto critico letterario di origine triventina. Nasceva il 18 novembre del 1865, quando da poco il Molise era entrato a far parte del Regno d'Italia. Nella mattinata sono stati proposti i lavori dell'Istituto Omnicomprensivo Nicola Scarano, mentre nel pomeriggio si è tenuta l'appassionata relazione del professor Umberto Berardo, preceduta dagli interventi del sindaco Santorelli, del professor Gino Dovidio e del vescovo Scotti. Nicola Scarano è stato un intellettuale prezioso perché è stato un docente di prima grandezza, è stato un critico letterario di grande fama e uno scrittore. Pensate che alla fine del pamphlet che siamo riusciti a pubblicare abbiamo potuto constatare la pubblicazione di sue opere che arrivano quasi a 40 volumi. Questo la dice lunga su quella che è la personalità complessa e molto ricca di questo studioso triventino. Una personalità complessa perché, a differenza di quanto si è scritto finora, Nicola Scarano, come dicevo, non è stato solo un docente preparatissimo sul piano didattico e pedagogico, non è stato soltanto uno studioso di letteratura italiana, è stato scrittore, è stato un documentatore delle tradizioni del suo ambiente e ha provato a rapportarsi con la realtà in cui è vissuto. Amava molto Trivento e nelle sue opere questo riflesso si legge in ogni momento. È un'iniziativa nata nell'autunno scorso, devo dire come amministrazione abbiamo subito raccolto questa idea, è nata all'interno dell'Istituto Omnicomprensivo, tant'è che questa mattina abbiamo avuto le varie scolaresche di Trivento che si sono impegnate nel raccontare Nicola Scarano, sostenuti dalla diocesi. Noi come amministrazione abbiamo dato sostegno a questa iniziativa perché pensiamo che Nicola Scarano sia il figlio più illustre della nostra Trivento e nel 150esimo della sua morte necessitava di una commemorazione, e che poi è semplicemente riscoprire storie, tradizioni della nostra Trivento accanto all'opera immane di Nicola Scarano come letterato, come critico, che ovviamente cercheremo negli anni a venire di riprendere.